Chianti Banca Credito Cooperativo nasce nel 1919 come Cassa Rurale di Chiazzano. Dunque, il 1° luglio si conclude una storia centenaria. Davvero. Qual è il vostro sentimento? Il sentimento è un sentimento consapevole di una storia pregressa che ha avuto alterne vicende, ma che ha visto particolarmente una banca impegnata per le famiglie. Io, rileggendo un po' la storia di questa banca, penso che come tante BCC sono nate nella parrocchia, nel territorio, nelle piccole comunità. Per la mutualità, come si dice. Per la mutualità, proprio per garantire il sostegno a chi di volta a volta era in difficoltà. Nonostante le varie vicissitudini che ha vissuto la banca, i soci pistoiesi hanno dimostrato fiducia, hanno sottoscritto le quote, hanno aumentato il capitale sociale. Facevo un po' di conti da quando siamo entrati in consiglio, io con i miei amministratori, che siamo stati tutti riconfermati l'anno scorso. In questi 4 anni abbiamo aumentato, raddoppiato il capitale sociale. Abbiamo avuto più di 3 milioni di nuove sottoscrizioni rispetto a un capitale che avevamo trovato di 2 milioni e rotti. Poi, con l'avvento dell'operazione Chianti, la nostra quota vale 5,16, la loro 30. Ce ne vuole 6 per prendere una di loro, ma questa è prettamente matematica. La politica che ha messo in piedi il Chianti è, secondo me, una politica stringente ma a doppio binario, dà e riceve, è quella di chiedere al socio: io maggiori quote di capitale e ti do più servizi se mi dai di più. E queste iniziative il Chianti le ha collaudate da tempo ed ha una forza particolare, non a caso si parla di 18.000 soci che ha, proprio perché è riuscito nel territorio a cementare quest'unione che, tra l'altro, risolve bene anche lo spirito mutualistico, perché loro hanno anche una mutua che interviene a completare i servizi sanitari erogati dal sistema nazionale. Ecco, per cui è un'operazione a vantaggio. Chianti Banca, insieme a voi, acquisisce anche la BCC di Aria Pratese e avrà così un patrimonio di oltre 300 milioni. Sì. Quel patrimonio che consente di non stare sotto l'ombrello della holding BCC. Uno dei primi problemi che loro dovranno affrontare sarà proprio questo, quello della way out. Cioè l'uscita o la permanenza. E siccome la domanda deve essere fatta nel termine di 60 giorni dalla conversione in legge, credo che il Chianti prudentemente farà comunque la domanda, che poi passerà tutto il tempo necessario, quei 12 mesi o 18 previsti che siano, in modo da ritirarlo oppure andare avanti. È chiaro che la cosa deve essere condivisa non da questo consiglio di Chianti Banca, ma dal consiglio che verrà dopo luglio, e poi rimessa, nell'ipotesi che dovesse andare avanti, rimessa all'assemblea dei soci, di quei 25.000 soci che saranno e che dovranno esprimersi, perché quel cambiamento lì potrebbe essere un cambiamento significativo, sia per una direzione di potenziamento della banca sul suolo regionale, sia però con un certo distinguo che la porterebbe un po' a allontanarsi dal sistema tipico delle BCC, dove sono nate tutte, hanno convissuto e sono arrivate ad oggi. Veniamo un po' anche a una dolente nota per quanto riguarda il personale. Si parla di 35 esuberi, sarà così? Vediamo un pochino realisticamente il problema. Intanto, il problema dei 35 esuberi, ok? Si parla di esuberi e non di licenziamento. Chianti Banca e nessuna banca ha intenzione di licenziare. Questo lo confermo, perché ho parlato con i colleghi di Chianti Banca, dice: no, abbiamo degli esuberi, dobbiamo vedere come gestirli. Ci mettiamo insieme tre banche, ci sono duplicati di uffici che liberano certe unità operative. Le utilizziamo, la banca sta crescendo, avrà nuovi spazi che dovremo occupare. Poi ci sono agevolazioni nel sistema delle BCC, il fondo per agevolare l'esodo, i prepensionamenti, vedremo un pochino.
Questa vertenza che ora si è accentrata agli organismi nazionali vede il conflitto su un tema specifico che è il congelamento che Chianti Banca aveva chiesto temporaneamente di una norma del contratto collettivo di lavoro che prevede che il personale con una certa età di anzianità possa non accettare il trasferimento in una sede distante X chilometri, non mi ricordo se è 20 o 30. Prossimamente ci sarà l'apertura nel Pisano, poi c'è l'obiettivo di Lucca. La Chianti Banca vuole inglobare tutte le province della Toscana tranne le punte estreme, in alto Massa e in basso immagino Grosseto, capito? Quindi per presidiare tutto questo non è che andrà a assumere un nuovo personale, dovrà utilizzare il personale che ha in casa. Noi abbiamo poche persone vicine al limite pensionistico, ma anche se consideriamo 5 anni, ne abbiamo poche, mentre ne abbiamo tante nella sfera dai 40 ai 50 anni. Quindi è tutta gente che può avere uno slancio nuovo, con Chianti Banca, motivazioni nuove anche di raggiungere promozioni, di mettersi in gioco. Nel nuovo consiglio ci saranno 2 rappresentanti per ogni banca che entra, e questo per quanto avverrà? C'è un limite o non sappiamo? Ma no, gli accordi non ci sono, sono accordi fra, diciamo, con sorelle, con fratelli, se vogliamo adoperare il termine, che sono stati presi fra galantuomini con l'avallo della nostra federazione e sulla spinta ovviamente della Banca d'Italia per quanto concerne l'aggregazione. Noi abbiamo 2 rappresentanti, avremo altri rappresentanti in tutte le società del gruppo, perché Chianti ha una mutua, ha una fondazione molto importante e avrà una società immobiliare per gestire gli immobili non strumentali e gli immobili che potrebbero alleggerire le sofferenze dei crediti. Ma con questo nuovo soggetto, che in prospettiva si dovrebbe chiamare Tosco Banca, non penalizzerà il territorio pistoiese? Il nome non lo conosco, tu lo anticipi, ma io non ho mai sentito parlare. Credo che questo progetto, e secondo me il progetto sottostà anche al fatto che un soggetto come Binisbaghi abbia accettato questa presidenza, ci fa intuire che sicuramente ci sono piani di sviluppo che passano attraverso la costituzione di una forte banca in Toscana. La Toscana è una regione, credo che sia la regione più appetibile economicamente e finanziariamente, a parte la Lombardia per la finanza e Roma per il governo, ma la Toscana nel suo insieme forse è la regione più famosa nel mondo dopo l'Italia. L'Italia secondo me è una grossa soluzione e dovremo tutti stringerci intorno a questo progetto se va avanti, perché credo che si possa fare veramente una cosa che avrebbe veramente un coinvolgimento esteso. Te pensa a 25.000 soci o 30.000 che saranno domani o 40.000 che si vedono proiettati in un'unica banca di dimensioni regionali. Ti ho detto che forse mancheranno, secondo le attuali previsioni, le punte estreme, però la gran massa della Toscana sarebbe presente, da Livorno a Siena e Arezzo, capito? Credo che questo, se riusciamo a superare un po' quel campanilismo che ha sempre contraddistinto noi toscani, capito? Credo che si realizzerebbe una bella banca con grande efficienza e con grandi potenzialità.